Settimane importanti e decisive per il Parco Nazionale del Gargano. Oggi qui a Monte Sant'Angelo si è riunita la comunità del parco. All'ordine del giorno un solo punto importante, quello dell'approvazione del piano, ma indubbiamente, come ormai tutti sanno, il discorso è scivolato sul futuro della presidenza del parco. A marzo scade il mandato di Stefano Pecorella ed è già bagarre. Abbiamo sentito per voi il presidente della comunità del parco, il sindaco di Peschici Franco Tavaglione, che chiede un cambio di passo, e la risposta del presidente dell'ente Stefano Pecorella. Il nostro è un dibattito, quello che si sta sviluppando, legato ai metodi di gestione, a quello che è stato fatto in questi 7 anni, e il giudizio non è assolutamente positivo, anzi è estremamente negativo il giudizio che ne viene fuori, e quindi c'è l'esigenza di un rinnovamento, soprattutto nelle politiche di amministrazione e di gestione di questo ente. E visto che c'è questa esigenza, noi riteniamo conseguenzialmente che a chi deve essere affidata poi questo rinnovamento non può essere certamente la persona che ha gestito l'ente in questi anni, perché se è vero come è vero che la gestione non è stata proficua, è altrettanto vero che un processo di rinnovamento, di innovazione, deve essere affidato a persona diversa. Se abbiamo avuto un passo sino a questo momento ad una certa velocità, siamo assolutamente convinti che bisogna accelerare. Lo dobbiamo fare tutti quanti assieme, sapendo che le responsabilità del governo di un territorio non possono ricadere solo su una persona, ma devono essere di tutti quanti, e non soltanto delle istituzioni ma anche dei cittadini, per cui abbiamo la porta aperta per sentire le osservazioni di tutti e per migliorarci. Poi il futuro non è padrone di nessuno, possiamo soltanto essere responsabili del nostro presente. Manca un mese al rinnovo della presidenza del Parco del Gargano. Alcuni sindaci, la società civile, soprattutto le associazioni ambientaliste hanno in pratica bocciato la gestione di Stefano Pecorella. Lei, che con l'ambiente ha avuto tanto a che vedere in questi ultimi anni, come giudica l'operato di Pecorella di questi anni? Ma io mi chiedo, anche molti sindaci che sono molto attivi ultimamente a firmare documenti per cercare una condivisione territoriale, cosa abbiano fatto negli ultimi anni riguardo l'operato di Pecorella, perché, ripeto, mettersi contro negli ultimi momenti è puramente strumentale. Io, dal canto mio, voi sapete benissimo che ho dato la disponibilità, l'ho detto anche a mezzo stampa riguardo alla presidenza, ho un'idea diversa di quello che può essere il territorio, della fruibilità del territorio, del turismo e per quanto riguarda l'ambiente. Chi mi vorrà sostenere sarà ovviamente il benvenuto anche successivamente, ma non solo per il Parco Nazionale del Gargano. Quindi lei oggi ci conferma che è pronto a prendere il posto di Pecorella? Con una governance è possibile, perché la partita è una partita che si gioca tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia. Il territorio può esprimere la sua, ma con un'indicazione netta, ma non mi pare che ci sia un'indicazione netta. Circolano documenti a destra e a manca. Io comincerei dal dire cosa non è stato fatto e cosa vogliamo fare di questo territorio. E Manfredonia è pronta a dare battaglia per salvaguardare il proprio ospedale. Un anno fa il San Camillo dell'Elis era alle prese con il piano di riordino ospedaliero regionale, che presagiva i tagli dei posti letto e il ridimensionamento dei servizi sociosanitari, il tutto per rispondere al diktat del Ministero della Salute, che in autunno non approvò il piano quanto insostenibile. Il Comune di Manfredonia, attraverso un'apposita commissione tecnica, ha cercato di affiancare i sindaci di categoria per presentare insieme alle proposte valide affinché la Regione Puglia comprendesse lo stato di sofferenza del San Camillo, che con un esiguo numero di addetti riesce a garantire i turni lavorativi. Si è giunti quindi al 2016 con un nuovo piano di riordino ospedaliero approvato dalla Giunta regionale, che stabilisce un lievo decremento della dotazione complessiva dell'ASL di Foggia, compensando del contestualmente di posti letti all'ospedale Riuniti. Come in altri territori, in la programmazione regionale ha puntato sul rafforzamento di ospedali di secondo livello per la riqualificazione all'assistenza ospedaliera. Ciò ha comportato una distribuzione dell'offerta
scoperta disciplinata tra due ospedali di primo livello, cioè Manfredonia come ospedale di base e per un presidio tra comunità di Lucera, tutela della popolazione dei Monti Dauni. Ora invece con un maggiore ridimensionamento l'ospedale di Manfredonia rischierebbe di diventare un semplice ambulatorio di base o appendice del Tatarella di Cerignola. Quindi ora una dura lotta dovrebbe essere portata avanti dai tutti i cittadini, istituzioni e parti sociali. Il singolo cittadino di Manfredonia è abituato a lamentarsi davanti ai servizi della burocrazia e pronto a dare battaglia per salvaguardare il proprio nosocomio, per evitare che venga ridotto ad un semplice poliambulatorio. Il nuovo Consiglio provinciale si è riunito per la prima volta e ha approvato all'unanimità la capo all'ordine del giorno che riguardava l'esame degli eletti alla carica di consigliere provinciale e la verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità. All'appello della seduta consiliare erano presenti, oltre al presidente Francesco Miglio, i consiglieri Pasquale Cataneo, Leonardo Cavalieri, Gaetano Cusenza, Rosario Cusmai, Giuseppe Mangiacotti, Giuseppe Pitta, Angelo Riccardi, Pasquale Russo, Michele Sementino, Tommaso Sgarro, Joseph Splendido e Raimondo Ursitti. È stato un biennio difficile, ha spiegato in consiglio il presidente Miglio, vista la riduzione delle risorse per tutte le province italiane. Ma nonostante tutto, la provincia di Foggia è stata una delle poche in Italia ad avere rispettato il patto di stabilità. Il popolo italiano il 4 dicembre ha decretato l'utilità di questa amministrazione. Adesso è venuto il momento che il governo centrale ne prenda piena coscienza e dia a questi enti le risorse, gli strumenti finanziari per poter operare e poter svolgere bene le funzioni che le sono state affidate. Tra i nuovi consiglieri provinciali, il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi. Per lui si tratta di un ritorno a Palazzo Dogana dopo l'esperienza di assessore nella giunta Stallone, ma questa volta è una provincia vuota di contenuti. In questo momento le province non riescono a dare nessuna risposta perché sono un ente assolutamente incapace sul piano sia economico, soprattutto dal punto di vista delle risorse, a dare queste risposte, pur mantenendo funzioni importanti e decisive. Obiettivo alla vicepresidenza? No, io non ho obiettivi personali, c'è una rivendicazione di una forza politica che è uscita da questa consultazione elettorale come prima forza politica della provincia tra gli amministratori pubblici, che rivendica un ruolo, diciamo, di governo. Dopodiché il tema non è Riccardi, Riccardi qui viene a svolgere il suo ruolo, a contribuire a migliorare la qualità, se possibile, di un ente che è in agonia. La pioggia e il forte vento non fermano gli amanti delle gite fuori porta. Faeto, borgo dei Monti Dauni, comune tra i più alti di Puglia, ha celebrato ieri la festa del maiale. Ogni anno, la prima domenica di febbraio, centinaia di turisti, provenienti soprattutto dal Barese, raggiungono l'Appennino Dauno per degustare l'appetitosa cucina tipica e soprattutto il famoso prosciutto di Faeto. Paolo Tangi, consigliere comunale del piccolo comune appenninico. Ce l'aspettavamo anche perché ormai è una festa affermata, è molto sentita da tutti quanti nella zona di Foggia e di Bari soprattutto. Molti baresi vengono qui apposta per la Sagra del Maiale, anche perché è un momento di aggregazione e di riconferma di quello che ci sentiamo del nostro territorio. Fa piacere perché la presenza c'è molta gente, molta affluenza e molti sono venuti anche apposta ad acquistare prodotti tipici del posto di Faeto. E da Faeto arriva anche la risposta agli animalisti che in questi giorni avevano contestato questo tipo di manifestazioni. Ma l'animale non viene ammazzato in piazza, viene soltanto depilato e viene, diciamo, messo in esposizione dopo la depilazione. Però purtroppo l'uomo da secoli e millenni si è alimentato e si continua a alimentare di carne, e non solo di carne, anche perché nessuno dovrebbe più mangiare la carne. Gli animalisti, cioè, noi rispettiamo loro, loro devono rispettare anche noi rispettiamo le loro idee, noi vogliamo che loro rispettino le nostre idee.